Ciao, sono Claudia Ottina e sono un'insegnante di Pilates certificata. Oggi vorrei fare una serie di plank dinamici e quindi vedere un pochino di varianti che si possono fare rispetto al plank classico statico e quelle che mi piacciono di più. Quindi partiamo subito portandoci in posizione di plank, nella posizione di quadrupedia. Tenendo bene gli addominali attivi, sistemiamo bene la schiena, quindi in neutro, e andiamo in posizione di plank in appoggio sulle mani. Da questa posizione cominciamo a muovere le braccia. Andiamo con la mano destra a toccare la spalla sinistra e con la mano sinistra a toccare la spalla destra. Cerco di farlo almeno 10 volte. E vado e tocco. Tocco, 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 cerchiamo di non ballare troppo col bacino a destra e a sinistra. Quando ho fatto le mie 10 volte, resto in posizione qualche secondo prima di appoggiare le ginocchia e rilassare la schiena. Tra un plank e l'altro lasciamo passare qualche secondo, rilassando magari le spalle e sciogliendo i polsi tra uno e l'altro. Andiamo a vedere un'altra possibile variante. Muovendo ancora le braccia, ripartiamo sempre dalla posizione di quadrupedia, andiamo in posizione di plank e andiamo a stendere un braccio e l'altro. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno in posizione, resto qualche secondo. E appoggio le ginocchia a terra e rilasso. Nulla vieta di mettere insieme queste due varianti. Quindi, per esempio, possiamo andare ad alternare, riprendendo bene la nostra posizione, andiamo in plank e alterniamo due tocco, tocco e due stacco il braccio e allungo e vado op, op, allungo, allungo. E conto 3, op, allungo, allungo e cerco di farne 5 o 10 e 6, op, op, 7, la, allungo, allungo, ogni tanto cambiamo mano che parte, sinistra, allungo, allungo e vado 9, op, allungo, allungo e l'ultimo 10. Mano, braccio, braccio, resto in posizione qualche secondo e poi rilasso e sciolgo le spalle e muovo i polsi. Quindi riprendiamo la nostra posizione e iniziamo a vedere qualche variante. Muovendo le gambe, la più classica delle varianti è quella dove andiamo a portare le ginocchia al petto alternate. Quindi porto ginocchio al petto, destra, sinistra, cercando di mantenere le spalle sempre bene in linea con le mani, schiena in neutro, addominale. Attivo. Cerco di farne 10 coppie. Ho perso il conto, penso sia 6, 7, 8, 9, 10. Torno in posizione, appoggio. E rilasso e ancora sciolgo le spalle e muovo mani e polsi. Ancora muoviamo le gambe come abbiamo fatto prima, quindi ci riportiamo in posizione di plank, stendiamo bene le gambe e anziché andare piano alternando destra e sinistra lenti al petto, facciamo una corsetta. Oppure meglio, che mi piace di più,
faccio 2 lenti destra, sinistra, 4 veloci e riprendo la posizione. Lento, lento, veloce, veloce. E ogni volta riprendo la posizione. Op, op. Lento, lento, veloce, veloce. E rilasso. Sciolgo bene le spalle. E facciamo una variante adesso cambiando appoggio, quindi non più in appoggio sulle mani, ma andiamo in appoggio sui gomiti. Quindi ci portiamo con i gomiti in linea con le spalle o poco più larghi. Io faccio i pugni, li tengo vicini, potete altrimenti appoggiare i palmi al pavimento. Stendo le gambe, mi porto in posizione di plank e vado con ginocchio verso la spalla e vado a guardare il ginocchio. Se avete problemi e vi dà fastidio la cervicale, muovere la testa, naturalmente fate solo ginocchio alla spalla. Vado, vado. Questo è un ottimo lavoro per gli addominali. Sentirete anche tutta la fascia laterale degli addominali che lavora. Cerchiamo di farne ancora 10 coppie. Butto fuori l'aria e butto fuori l'aria quando vado col ginocchio alla spalla. E rilasso e sciolgo di nuovo le spalle. La prossima variante prevede il passaggio dall'appoggio mani gomiti e viceversa. Quindi partiamo in appoggio sulle mani, andiamo in plank e da questa posizione gomito, gomito, mano, mano e poi l'altro gomito, gomito, mano, mano. Posso andare più lentamente o più velocemente a seconda di come sento che riesco a controllare la posizione del corpo, la schiena, e quindi decidete voi la velocità. Anche in questo caso cerco di farne almeno una decina. Dovremmo essere a 5, 6, 7, cerco di cambiare ogni volta braccio, 8, 9, 10, resto qualche secondo in posizione e ancora rilasso la schiena e le spalle e i polsi. Ora invece ci portiamo in piedi, andiamo in fondo al materassino, partiamo con i piedi paralleli più o meno alla larghezza delle spalle, mettiamo insieme squat e plank. Quindi vado in squat, appoggio le mani a terra, vado in plank, torno piede piede, squat e torno su, squat, mani a terra, passo indietro plank, passo avanti squat e torno su, vado un pochino più veloce, piede piede, squat e su, scendo mani, plank, squat e su, squat, mani a terra, piede piede, avanti, avanti, squat e su, e ancora scendo, mani, plank, passo, passo, squat e su, piego, mani a terra, vado in plank, torno, squat e vado su, e ancora, ne facciamo dopo questo, ancora due, vado, piego, mani, passo, passo, torno, torno, squat e su, e ancora uno,
appoggio, vado in plank, passo, passo, squat, torno e rilasso. C'è anche la versione più dinamica di questo passaggio squat plank, i famosi burpees, e quindi torniamo di fronte in fondo al nostro materassino e da qua appoggio le mani, faccio un salto indietro per andare in plank, faccio un salto avanti e torno. Mani, salto, salto, torno, scendo, salto indietro, torno avanti e su. E vado op, op, op e su. E appoggio le mani, salto, salto, su. Se sentite male alla schiena, diminuite la velocità del movimento o tornate a fare quello di prima senza i salti. Op e su. E vado ancora tre. Op e su. E vado ancora due. Op e su. E l'ultimo. Op, op e su. Oh, che fatica. Sentirete subito aumentare il battito. Per ovviamente andiamo a lavorare quasi a livello aerobico, anche se per pochi secondi. A me piace parecchio alternare lavoro un po' più veloce a lavoro un po' più lento. Ora, per riprendere fiato, partiamo invece in fondo al materassino, così ne approfittiamo per fare un bel respirone. Inspirando porto le braccia al soffitto, espirando scendo, faccio 4 passi, 1, 2, 3, 4, mi porto in plank e adesso apro gamba destra, apro sinistra, vado appena fuori il materassino, torno a destra, torno a sinistra, parte sinistra, destra, sinistra, destra, alterno destra, torno, sinistra, torno. Se avete problemi a rimanere in appoggio sulle mani, andate in appoggio sui gomiti e vado op e torno, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, op, op, chiudo, chiudo, ancora due, da qua, uno, torno, resto in posizione qualche secondo e andiamo ad allungare bene la schiena, la parte posteriore delle gambe e torniamo con le mani ai piedi e srotolo la colonna. Per finire andiamo di nuovo in posizione di plank, scendo, 4 passi, 1, 2, 3, 4, resto in plank, da qua stacco la mano sinistra, ruoto e apro bene, sollevo bene braccio verso l'alto, torno e vado, stacco la destra, torno, lo ripeto, stacco sinistra, torno, stacco destra, torno e gli ultimi due, sinistra, torno, destra, torno, resto in plank, vado ad allungarmi bene, cerchiamo di allungare bene anche la schiena, allungo, allungo e questa volta torniamo con i piedi verso le mani, rilassiamo bene il busto e srotoliamo la colonna. E questi sono degli esempi per poter fare o un piccolo breve allenamento solo di plank oppure dei plank da inserire all'interno di una lezione. Vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro un buon allenamento.